Ma è inutile, voglio dirlo con molta franchezza, il decreto taglia bollette che ho proposto in questi giorni è inevitabile che potrà essere fatto dopo le elezioni, perché è stato fatto cadere il governo, questo è un governo in carica per gli affari correnti e quindi ha spazi di manovra nei bilanci dello Stato molto limitati. Quante risorse servirebbero secondo lei nel decreto aiuto? Per il decreto taglia bollette che noi proponiamo, da qui a dicembre per pagare l'80% delle bollette degli italiani servono circa 13 miliardi di euro. Lo Stato le incasserà questi 13 miliardi di euro dall'aumento dell'IVA e delle accise, nel senso che lo Stato incassa di più in quanto l'inflazione ha fatto salire anche i pagamenti di IVA e accise. Quindi i soldi li abbiamo, ma non, un governo in carica per gli affari correnti non può fare una manovra finanziaria da qui a fine anno. E questo è il motivo perché avevamo detto di non far cadere il governo Draghi, e invece Conte e Salvini hanno deciso di far cadere il governo nella fase più acuta della crisi energetica.